io faccio il sindaco su un mandato che astrattamente scadrebbe il 16 di giugno. Poniamoci seriamente il tema delle elezioni. Qui si continua a giocare con le elezioni come se fossero una variabile indipendente. Non sono affatto una variabile indipendente, sono una variabile dipendente. Il periodo elettorale per, e lo dico con grande convinzione, perché rischio di esserne vittima io, ma di esserne vittima un'intera città, quale che sia il suo sindaco dopo Ghinelli, potrei essere ancora Ghinelli, ma potrei essere anche un altro, ma questo passaggio o questa continuità è comunque essenziale che avvenga in un momento in cui a votare ci si può andare. E quindi chi ha detto che si deve votare a ottobre? Ora qualcuno dice ma forse entro il 15 o il 21 di settembre, sta dicendo delle grosse sciocchezze, perché passato il bimestre luglio-agosto di relativa tranquillità, tra settembre e ottobre il virus purtroppo è previsto che riparta, e se riparte riavremo esattamente le stesse condizioni che abbiamo avuto ora, che non ci hanno consentito di andare alle elezioni a maggio. Allora l'unico modo per uscirne, avendo certezza che ci potrà essere un ricambio che riguarda tanti comuni ma riguarda tante regioni del nostro paese, l'unica è mettere le elezioni a fine luglio. A quel punto fine luglio primo turno, oppure diciamo ultima settimana di luglio, entro la prima di agosto il secondo turno dove è necessario, per poter avere certezza di elezioni svolte in un periodo in cui è possibile fare campagna elettorale, in cui è possibile parlare ai cittadini, in cui è possibile impegnarsi senza rischiare di non poterle fare nuovamente. Ecco, questo è uno sforzo di responsabilità, ma solo di responsabilità, che io chiedo ai nostri governanti. Ponetevi il tema che ci sono tante collettività, e una di queste è Arezzo, che hanno bisogno di certezze riguardo al ricambio elettorale. E non lo dico perché è chiaro che io sarò presente, mi presenterò, se sarò eletto rifarò il sindaco, se non lo sarò non, per me non sarà un dramma, ma comunque la collettività deve sapere quando queste elezioni avverranno. In questo momento non lo sappiamo. Nella nostra volontà di aiutare per quanto possibile i pubblici esercizi a svolgere bene la loro funzione, e in particolare ristoranti, pizzerie, bar e quanti diciamo sono dedicati allo sporzionamento di cibi e bevande, vogliamo dare la possibilità di farlo perlomeno nel periodo estivo soprattutto al di fuori delle loro mura, e quindi la possibilità di utilizzare lo spazio pubblico vicino con maggior abbondanza, e oltretutto rinunciando il comune per tutto il 2020 alla esazione della tassa sul suolo pubblico e riducendo il 2021 del 50%, quindi un'operazione anche economicamente molto rilevante. Si pone il tema di dove trovare gli spazi, e allora per trovare gli spazi l'idea è stata quella, e ci si sta lavorando, c'è un progetto in corso che sta seguendo il vice sindaco insieme all'ufficio traffico e all'ufficio commercio, quello di chiudere una parte della città durante fine settimana, perché almeno durante fine settimana in maniera sperimentale si possa contare su una superficie di allocamento di tavoli maggiore di quanto non si possa fare normalmente. Questo per me potrebbe essere il preludio a una città che non solo nei fine settimana ma anche durante la settimana potrebbe avere una zona a traffico limitato maggiormente estesa.